Allora, usciamo un attimo dalle storie sui campioni perché c'è un argomento recente che ha attirato l'attenzione di tutti, e dico proprio tutti. E oltre alla mia curiosità, me lo avete chiesto in molti, perciò è un diritto fare questo video. Nella sua ultima espansione, Legends of Runeterra ha introdotto, in mezzo a Bendel City e gli Yordle, nuove carte relative alla regione di Noxus, e in particolare legate alla Rosa Nera e alla lore di Sion. Stiamo parlando di una sconosciuta divisione militare denominata Legione Grigia, che a vedersi è proprio al servizio dell'antica setta segreta di LeBlanc, e che a quanto mostrano nei vari sfondi ci spoilerano quella che sarà la prossima guerra tra Noxus e Demacia, che tra l'altro si vocifera che potrebbe essere il prossimo evento lore all'interno del gioco. Speriamo, perché ci sta, è una cosa che aspettavamo da tanto tempo e siamo assolutamente impazienti di vedere come la svolgeranno. Ma non indugiamo oltre, signori, e andiamo a conoscere la Legione Grigia. Per introdurre questa misteriosa frazione dell'esercito noxiano, direi di cominciare ovviamente dalla loro leader. Il suo nome è Madame Ferris Noradi, ma è conosciuta dai suoi sottoposti come la Signora del Sangue. Col favore delle tenebre, Madame Ferris Noradi condusse la sua legione grigia fuori da Noxus. Ci vollero 3 infernali settimane, ma alla fine raggiunsero il piccolo avamposto demasiano individuato dalle sue vedette. Era il momento di una dimostrazione pratica. Questa carta ci spiega che la legione ha marciato dalla capitale verso i confini occidentali di Demacia durante la notte. Logicamente, essendo una divisione della Rosa Nera, agiscono sempre all'oscuro della popolazione. Non credo che stiano cercando di passare inosservati agli occhi di Swain, considerando che detiene i poteri onniscienti di Raum. Quindi spero che non tralascino questo dettaglio, perché se Swain non dovesse essere al corrente di movimenti del genere, allora sarebbe un totale rincoglionito. Ad ogni modo, la descrizione ci fa anche intuire che la Legione Grigia possa essere un nuovo tipo di esercito, dato che, come è appena stato riportato testualmente, deve ancora testare sul campo il suo effettivo elemento chiave, che a questo punto penso l'abbiate capito è la necromanzia. La capacità di poter resuscitare i soldati caduti e di riutilizzarli in battaglia. Ormai, conoscendo quella furbacchiona di LeBlanc che scatena continui conflitti tra nazioni ma in verità non gliene frega un beato c***o, penso che voglia mettere a punto questa apparentemente nuova strategia per il ritorno di Mordekaiser, che, senza prenderci in giro ragazzi, penso che sia imminente. Comunque, già dallo sfondo della Signora del Sangue possiamo notare 3 fattori interessanti. Il primo è che alle sue spalle notiamo un personaggio già noto dalle prime carte noxiane. Non è altri che Ophelia, una delle allieve del Circolo Cremisi di Vladimir, e a giudicare dalle interazioni, anche la figlia di Noradi. Questo fa della Signora del Sangue anch'essa una maga Cremisi. Infatti si può notare da un'altra interazione che serve non solo la Rosa Nera in sé, ma soprattutto Lord Vladimir stesso. Di fatto questo si collega col secondo punto, dove notiamo sulla sua figura delle fiale di sangue che penzolano dall'armatura. Quindi ciò che la legione sta usando per il suo esercito non è semplice necromanzia, bensì emomanzia, tramandata evidentemente dal mietitore Cremisi. E per finire, a destra dello sfondo, vediamo quest'uomo, che è forse uno dei personaggi più importanti della Legione Grigia. Costui si chiama Dottor Esslanger, e come potrete dedurre dal nome, è quello che si occupa della maggior parte delle operazioni di resurrezione. Un tempo, il dottore Slanger era un medico rispettato e riservato che si era guadagnato una buona reputazione con anni di duro lavoro. Tuttavia, quando una giovane nobildonna posseduta dal demone del tradimento si avvicinò ai suoi studi, iniziò a servire Noxus con tutte le sue forze. Già dalla sua descrizione c'è una frase che fa storcere il naso. Una giovane nobildonna posseduta dal demone del tradimento. Messa così fa pensare a LeBlanc, dalla quale spunterebbe la teoria che sì, effettivamente potrebbe essere anch'essa un demone. Oppure potrebbe essere semplicemente la Signora del Sangue o qualunque altro individuo posseduto da LeBlanc, che vi ricordo quasi nessuno conosce per davvero, quindi non sarebbe neanche sbagliato se venisse definita come un essere demoniaco.
Comunque sia, da quel momento, il dottore Slenger ha messo le sue doti di medico al servizio della Rosa Nera e le ha mescolate con la dottrina dell'emomanzia per riportare in vita i morti. E avventurandoci ancora di più nel bizzarro, notiamo come il trifariano alla nostra destra assuma un'espressione decisamente scioccata nell'assistere a un atto così innaturale. È tipo un modo per mostrarci che un'arte proibita come questa sia sconosciuta e preoccupante anche per l'elite di Noxus. Poi c'è la carta del granatiere risorto, che non è altro che il granatiere della legione riportato in vita dopo aver evidentemente compiuto con successo l'atto di farsi saltare in aria. Siamo incappati in un'anomalia. Molti di coloro che rianimiamo disprezzano il ritorno alla vita. Ma questo sembra aver compreso la sua situazione ed è esaltato dalle possibilità che ne conseguono. Bizzarro. Appunti del dottor Slenger. La descrizione di questa carta ci dimostra un altro fattore importante, e cioè che i morti che resuscitano sono mentalmente instabili, in quanto strappati dal loro eterno riposo per servire qualcosa di cui non sono coscienti. E che ci sono alcuni casi, come questo, dove il soggetto è più propenso a svolgere il suo lavoro piuttosto che ribellarsi. Diciamo che in linea di massima la Legione Grigia non è ancora in grado di domare questa nuova arma sperimentale. Poi abbiamo la carta del redivivo doppia lama, che non è altro che lo stesso soldato che il dottore Slenger stava resuscitando nello sfondo precedente. Lo si può notare innanzitutto da una freccia demasiana piantata sullo stesso punto del torace. Poi nello sfondo è presente lo stesso trifariano che la stava tenendo ferma, attualmente con una faccia ancora più scioccata di prima, e naturalmente dietro si vede il dottore che si allontana dopo aver svolto il lavoro. I demasiani hanno perso il loro spirito combattivo vedendo i nostri morti tornare in vita dopo essere stati abbattuti valorosamente dalle coraggiose avanguardie. La vittoria era certa fin dall'inizio. Estratto dal rapporto sul campo della Signora del Sangue, destinatario sconosciuto. Anche questa è una descrizione interessante, perché è una parte di una lettera che Lady Ferris ha inviato a qualcuno come testimonianza del collaudo dell'emomanzia sui soldati. Non ho idea di chi sia questo destinatario ignoto. Potrebbe essere LeBlanc, potrebbe essere Vladimir, o addirittura potrebbe riferirsi a Swain, come se Norati volesse mostrargli questa nuova arma da poter usare nelle campagne noxiane. Personalmente non credo che Swain sia il tipo da utilizzare certi mezzi per conquistare i territori, ma questo non esclude l'ipotesi. Comunque la carta del redivivo si collega anche con quella dell'anima perduta, la quale menziona l'effettiva demoralizzazione delle truppe di Demacia. I demasiani hanno strisciato fino ai loro forti solo per vedere la morte calare fra le loro stesse mura. Hanno abbattuto una piccola parte della Legione Grigia, ma l'onda nera della guerra li ha travolti. Nello sfondo, infatti, notiamo ancora il doppia lama che viene colpito dalla freccia d'argento. Cronologicamente è come se il redivivo, già risorto, fosse stato ucciso nuovamente e poi di nuovo riportato in vita. Se questo è vero, allora apparentemente, finché i corpi possono muoversi, la Legione Grigia non perderà mai un solo uomo finché il dottore continuerà a resuscitarli. E non solo uomini. Pare che Slenger sia anche in grado di riportare in vita gli animali, come per esempio possiamo vedere dal Cavaliere Caduto, che non è altro che la resurrezione del fiutasangue del basilisco, un'altra carta precedente di Legends of Runeterra. E il basilisco è una creatura già pericolosa da viva, quindi figuriamoci da non morta. E infatti questa carta ci spiega il modo con cui tengono a bada la furia della bestia. Strofinare le foglie di ombra nera sull'armatura del cavaliere era l'unico modo per difenderlo dalla furia del basilisco. È una pianta che cresce nello stesso habitat di quelle belve, ed è tanto acre quanto velenosa, appunti del dottore Slenger. Le ombra nera sono dunque piante che apparentemente crescono nelle giungle Kumungu, lo stesso territorio dal quale vengono importati i basilischi a Noxus. Quindi sembra che le usino per mettere la bestia più a suo agio con l'ambiente caotico in cui si trova. E poi c'è un'altra carta molto curiosa, il Nobile Ribelle, che a giudicare dal mantello demasiano che tiene in mano si potrebbe trattare di un probabile infiltrato nei ranghi nemici. Anche se la descrizione della carta è piuttosto in contrasto con quello che ho appena detto. Niente instilla lealtà nel cuore di un potenziale traditore più della vista del cadavere di un cospiratore riportato in vita per combattere sotto la bandiera di Noxus. In un modo o nell'altro,
tutti ci serviranno. Ecco, leggendo questo, non capisco se questo fosse un infiltrato a Demacia o un traditore di Noxus che si sia unito a Demacia. La descrizione e i dettagli dello sfondo confondono un po' le idee, però secondo me potrebbe essere di più la seconda ipotesi. E come altro personaggio curioso troviamo l'antico guerrafondaio, che conferma un ulteriore fatto sull'ambizione della Legione Grigia. Mentre i poteri di Noradi crescevano, si chiese se avrebbero avuto effetto sui cadaveri ammassati nelle fosse più vecchie di Noxus. La luce della vita non era che una scintilla nel buio, ma tra quelle fiamme morenti danzavano ancora le ombre della guerra. Quindi Noradi non solo ha resuscitato i guerrieri morti in battaglia, ma è persino andata a recuperare i caduti di battaglie molto più antecedenti. A questo punto mi chiedo quanto sia numeroso l'esercito di non morti di questa legione. Poi abbiamo il gladiatore caduto, che a giudicare dallo sfondo se la sta vedendo da solo contro una notevole formazione brillascudo demasiana, considerata praticamente impenetrabile. I primi minotauri che ho rianimato erano bestie docili e inutili. I loro sensi non reagivano né al richiamo della guerra né alla minaccia della morte. È stato grazie al consiglio della signora che abbiamo risvegliato la creatura. Un pizzico di sale iodato in vena, letale per qualsiasi mortale, ma straziante per il nostro paziente. Per i risvegliati non esiste motivazione migliore del dolore. Sempre dagli appunti del dottore Slanger. Perciò un altro dei problemi iniziali di questa magia è che non solo i guerrieri erano mentalmente instabili, ma i minotauri si trovavano a comportarsi come una specie di zombie. L'unico modo per scatenare la loro furia era di utilizzare un agente esterno per provocargli una gran quantità di dolore, tale da costringerli a rispondere allo stimolo. E per ultimo e più importante abbiamo Sion, il quale si suddivide in tre carte che approfondiscono finalmente la sua storia, che fino ad ora era rimasta praticamente incerta. Sion vide fugaci lampi di ricordi sbiaditi, legioni schierate di fronte a lui, encomi, corone, guerre, l'ultimo rantolo di un re, il grande nulla, sangue. E come erano arrivate quelle visioni, così se ne andarono, simili a folate di vento. Anche se Sion è ancora obnubilato mentre lo risvegliamo, il desiderio di guerra fa ribollire in lui una vitalità furiosa e restia a scomparire. Nel clamore della battaglia ricordò tutto. Ricordò la sua vita di fiero servitore di Noxus. Ricordò di essere stato uno stimato generale che diede la vita in cambio della testa del re di Demacia. Ricordò la sua morte e l'enorme vuoto che la seguì. Aveva avuto una bella vita e una bella morte, ma questa era follia. Ovviamente si fa riferimento alla sua biografia, in cui Sion, sebbene riemerso dalla morte, soffriva pesantemente di amnesia e i suoi ricordi erano confusi. Solo quando si ritrova sul campo riesce a recuperare le memorie del suo passato. Tuttavia, questo limbo per lui naturalmente è uno strazio e l'unica cosa che vuole in questo momento è solo tornare a riposare. Però ovviamente la Legione Grigia vuole sfruttarlo per condurre le armate contro le nazioni rivali. E che, secondo le parole di Lady Noradi, solo lavoro compiuto lo faranno riposare in pace. Comunque, secondo Necrit, questo collaudo della Legione Grigia a Demacia potrebbe essere effettivamente la prima volta che testano Sion sul campo di battaglia. Se questo è vero, allora è probabile che la guerra tra Noxus e Demacia avvenga prima della seconda invasione contro Ionia, dato che vediamo Sion condurre gli eserciti nelle Terre Antiche. Staremo a vedere quale sarà l'ordine cronologico degli eventi. Qui si conclude il video sulla Legione Grigia. Se vi è piaciuta e avete dei dubbi, vi aspetto nei commenti qui sotto. Seguitemi sugli altri social per restare aggiornati e ci vediamo al prossimo video. Saluti!